Oggi siamo all'interno di Spazio Nobili a Montellabate. Innanzitutto, che cos'è e cosa troviamo al suo interno? Spazio Nobili nasce nel 2009 quando è stato restaurato questo spazio, questo comune. Allora io proposi al sindaco, alla vecchia amministrazione, se era possibile realizzare uno spazio culturale dove si ha la possibilità di organizzare altri eventi. Leonardo, è il caso di dire che la sua è una vita ad arte, ma da dove è partito? Un artista deve avere una certa predisposizione all'arte. Uno si trova già nell'interno del mondo dell'arte. Sarà dovuto anche dall'infanzia, quando mio nonno, ritornato da New York, mi insegnava a realizzare delle piccole cose, sculturine, chiamiamole sculture, ma erano quasi dei giochi. Poi anche in un secondo tempo, quando sono stato nella gioventù italiana a Pesaro, anche lì c'era uno spazio dove si poteva lavorare, quando avevo 10 anni, 11 anni. Perché è passato dalla pittura alla scultura, alle performance e ai video d'arte? Questo è stato inevitabile, perché io nasco come pittore. Poi per trasformare l'opera anche a livello tridimensionale, come la scultura, è stato un modo per continuare dalla pittura e spostarsi piano piano alla scultura fino ad arrivare al video d'arte e anche alle performance. Questo è anche un modo per arrivare più direttamente al fruitore. La sua arte l'ha portata a viaggiare tanto anche in America. In America è stata un'esperienza enorme. Poi un bel giorno un amico americano, un grande fotografo, Frank, mi ha detto: tu devi venire in America, a New York, perché tu sei vicino all'espressionismo astratto americano e io ti voglio là. Con chi ha lavorato? Ho lavorato con grandi artisti, grandi fotografi, scultori. Con Frank abbiamo realizzato anche una grande mostra alla Lobby Gallery Museum, che è un'istituzione del MoMA. Infatti molti miei lavori sono finiti negli archivi del MoMA. Ho avuto modo di frequentare Frances Whitney, la proprietaria del Museo Whitney di New York, una potente nel mondo dell'arte, che poi mi ha fatto conoscere anche il grande Leo Castelli. Altre mostre dove le ha realizzate? In Italia tante. L'ultima che ho interpretato, La primavera del Botticelli, al Mar di Rovereto, con l'idea di Vittorio Sgarbi, che mi aveva invitato. Nel 2019 ho realizzato anche una bellissima mostra a Fano, a Palazzo Bracci Pagani. Leonardo, lei usa nella sua arte spesso vetri frantumati o plastiche attorno a donne. Mi disse un giorno Frances Whitney: vedo, Leonardo, che adoperi spesso questi vetri frantumati. Qual è lo scopo? Non faccio altro che guardare allo specchio e raccontare la nostra vita quotidiana, quello che succede attualmente nel mondo. Inoltre cerco sempre di vedere la situazione attuale. Noi viviamo una guerra continua, ecco perché ho messo anche della pellicola intorno delle persone, perché dà quel senso di soffocamento, situazione di provocazione che io adopero spesso nel mio lavoro. La mia arte è molto provocatoria, però nell'insieme l'immagine ha una sua bellezza, ma da dietro io esprimo queste situazioni che sono molto importanti. Leonardo, siamo in uno spazio in cui lei esprime se stesso. Qual è il sogno che non ha ancora realizzato? Spero che un giorno il mio lavoro, la mia arte, sia a disposizione della comunità. Buon lavoro e complimenti per la sua arte. Grazie mille.